Benvenuti lettori e lettrici di SpazioGames.it. Siamo ancora qui con gli Spazio Games Award 2017. Oggi vi parleremo di miglior game design. Iniziamo come consuetudine degli ultimi giorni con Nier Automata, perché anche quest'oggi Nier Automata è in nomination per la categoria. Chissà se vincerà, giustamente voi direte ha vinto le prime due e perché non dovrebbe vincere anche la terza. Però abbiamo inserito Nier Automata all'interno della categoria miglior game design proprio perché la velocità, la frenesia, il flow che si riesce a mantenere nei panni di Chubby e tutti gli altri androidi che abbiamo la possibilità di comandare all'interno del gioco, spoiler, anche se è passato un anno oramai, merita assolutamente di rientrare in questa nomination ed essere quindi in corsa per vincere il titolo di miglior game design del 2017. Non possiamo parlare di game design senza tirare in ballo ovviamente Nintendo, in questo caso Super Mario Odyssey. L'abbiamo detto, è un'esplosione di gameplay, è un'esplosione di combinazioni, di puzzle, di cappi che si mette a fare cose incredibili, cattura uno, cattura l'altro e poi dopo alla fine, vabbè, sappiamo, la stratificazione che ne nasce dopo rende i primi mondi facili magari per imparare a giocare e quelli alla fine incredibilmente difficili, con un'espressione massima del level design che veramente ha tutto il diritto e merita di stare in questa categoria. Dal Giappone facciamo un viaggio che dura più o meno 12 ore di aereo e arriviamo in Italia, quindi anche relativamente vicino a dove ci troviamo noi, perché il titolo di cui stiamo parlando è sviluppato a Milano da Ubisoft Milan e parliamo chiaramente di Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, che non poteva non essere in questa categoria proprio perché hanno dimostrato i ragazzi del team capitanato da Davide Soliani che il loro lavoro merita di essere all'interno dei nominati per il miglior game design, sia per quello stile che in alcune battute si ritrova è un po' italiano nell'accezione positiva chiaramente dell'aggettivo che ci rappresenta, ma anche per quello che sono riusciti a creare, unire due mondi che appartengono, potremmo dire, a due realtà videoludiche completamente diverse, che sono i Rabbids e Mario, e riuscire a creare così uno strategico, un genere che nessuno si poteva aspettare dall'unione di questi due mondi, che è assolutamente gradevole, piacevole e che scimmiotta benissimo XCOM. Continuiamo con Divinity Original Sin 2, un capitolo che sta qui in questa categoria proprio perché riprende l'eredità del passato, dei grandi RPG del passato, e la trasporta tutta all'interno di un prodotto moderno. Prodotto moderno che diventa, in poche parole, la concretizzazione di Dungeons & Dragons, nella forma più, come dire, esplosiva, più ricca che si possa mai aspettare. Per cui chiaramente è inutile, è qui e ci sta. Torniamo in Giappone per Persona 5, che ritroviamo nell'ennesima categoria come nominato. Persona 5 rientra anche in questa categoria proprio per la sua caratteristica incredibilmente forte, sia dal punto di vista artistico, che vedremo più avanti, ma anche per quello che è proprio il game design puro e semplice, perché offrendo un titolo che si basa comunque su un combattimento a turni è riuscito a offrire delle meccaniche molto interessanti e soprattutto a unire il giorno e la notte, perché Persona 5 si divide perfettamente in due giochi diversi. Il primo, ossia nel giorno, che potremmo definire quasi un simulatore di vita, e poi la notte, quando Persona 5 decide di scatenare i Persona dei nostri protagonisti e scendere all'interno dei castelli a liberare i cuori dei malvagi. Ma non finisce qui, perché l'ultimo titolo che vogliamo descrivervi di questa categoria è assolutamente The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ovviamente ritorniamo da Nintendo, ritorniamo a scoprire un open world che si è evoluto e che ha saputo trovare non nell'estensione ma nel dettaglio e nella sua continua logicità la sua grande forza, per cui chiaramente eccolo qui. E il vincitore della categoria miglior game design non è Nier Automata, pazzesco, è The Legend of Zelda, seguito da Super Mario Odyssey, al terzo posto invece Persona 5. Ci vediamo domani con la prossima categoria. Ciao!